oggi vi do il benvenuto da una impostazione un po' diversa dal solito dei miei video, perché sto nel reparto più cucina, in quanto voglio condividere con voi una mia creazione culinaria. E io non so se succede anche a voi, ma io a volte cerco un po' in giro per casa quello che ho, per cercare di sia utilizzare le cose che magari ho, ma anche per creare qualcosa di diverso dal solito, no? E quindi oggi condivido con voi una salsa che ho creato, credo, sabato, così, e che secondo me è una valida sostituta della maionese, solo che è molto più semplice, molto più rapida, molto più leggera, perché non c'è l'uovo. Praticamente avevo fatto il pesce, molto semplice, tipo arrosto, e non sapevo cosa farci come accompagnamento. E allora ho guardato un po' che cosa avevo e ho creato questa salsetta, ed era buonissima, e secondo me, ripeto, è molto molto simile alla maionese. Gli ingredienti sono semplicissimi, ovviamente non posso darvi delle quantità, perché è molto approssimativa la cosa, quindi sta un po' a voi, insomma, farla un po' a occhio. Allora, serve il mais. Io compro quello nelle scatolette di metallo e lo scolo dalla sua acqua e lo sciacquo sotto l'acqua corrente. Quindi il mais, il sale, l'olio. E fondamentale, quell'ingrediente proprio che dà il tocco in più al tutto è l'aceto di mele. Nessun altro tipo di aceto, l'aceto di mele. Io da quando l'ho scoperto praticamente non l'ho più lasciato, lo uso spesso, ma anche proprio per anche una goccia, per insaporire, perché è molto leggero, dà quel senso un po' acidulo, no? Al cibo, però anche se magari si può magari anche abbondare, non è comunque un sapore fortissimo che dà fastidio, come potrebbe essere per esempio l'aceto quello di vino, che è molto più forte. Quindi mi raccomando, l'aceto di mele. E poi farina e latte, basta, non serve ad altro, e un mini beamer, un frullatore, insomma qualcosa che frulli il mais e lo riduca a poltiglia. Quindi io adesso vi faccio vedere come creare la nostra maionese. Allora, io ho preparato intanto il mio mais, più o meno è metà barattolino, poi aggiungo un po' di sale e io uso questo grigio bretone, perché comunque questi sali, quello rosa dell'Himalaya, quello nero, quello rosso, questo grigio, secondo me sono molto più delicati rispetto al sale marino classico, diciamo, e quindi io uso questi, ma insomma vedete voi. Poi un po' di sale, un po' di olio, e il nostro mitico aceto di mele, che io ormai ho fisso in cucina, ormai non posso più veramente farne a meno, ma giusto pochino, un pizzico, insomma. Basta poco, però è buonissimo. E quindi niente, adesso frulliamo. E adesso manca il secondo step, creare la besciamella, che io faccio solo con farina, latte, olio e sale, quindi senza burro, senza niente, e anche quella viene molto molto delicata. Adesso vi faccio vedere, ma è semplicissima. Quindi in una pentola ancora a fuoco spento metto un pochino di olio, un po' di sale, un po' di latte. Io anche abbondo, tanto a me questa besciamella piace tantissimo. Accendo
mescolo leggermente e aggiungo anche la farina. Di farina ne metto un pochino adesso e mescolo fino a ebollizione. Insomma, la besciamella è veramente semplicissima e quindi appena bolle si raffredderà e la lasceremo raffreddere fino a che non raggiunge la consistenza che vogliamo. Praticamente è pronta proprio in pochissimi minuti. Mescoliamo ancora per eliminare un po' di grumi di farina, anche perché mi ero leggermente allontanata, perché ovviamente io faccio il video e viene un disastro. E poi a questo aggiungo tutto il mais di prima. Ecco qua, basta semplicemente mescolare. Ok, ovviamente facciamo attenzione che non ci siano troppi grumi o comunque troppi pezzettini grandi, magari anche di mais. Eventualmente facciamo un'altra passata di mini beamer, che quello salva sempre ogni situazione. E praticamente la nostra finta maionese è pronta. Non so se la mia idea vi piace, insomma, se proverete a rifarla, fatemi sapere. Insomma, io la trovo buona, mi piace, e tipo la spalmo anche sopra ad una piadina, o comunque ecco, la mangio magari, ecco, si spalmata su un cracker, è buona e non fa male. Quindi al prossimo video e aspetto di sapere se vi piace. Ciao!